Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Come promesso, una volta a settimana risponderemo alle vostre domande fatte sui miei social, Instagram, Facebook e YouTube. Ma la domanda di questa settimana è una domanda che ci coinvolge un po' tutti. Qual è? Il bonus degli 800 euro del mese di novembre 2020 si espande anche per il mese di dicembre 2020? Sì, un altro aiuto da parte dello Stato. 800 euro anche per il mese di dicembre 2020. Ma come aderire a questi 800 euro? Semplicissimo. Allora, nel mese di novembre 2020 è stata ridata la possibilità di chiedere il bonus che era stato già concesso il mese di marzo, aprile e maggio. Ovviamente per tutte le persone che hanno aderito a questo bonus in novembre 2020 hanno già compilato tutta la documentazione su Sport e Salute, cioè la prassi standard, mandare un messaggio a Sport e Salute ti risponde con un appuntamento, andare sul sito internet di Sport e Salute e compilare la domanda. In tanti ad oggi scrivono già di aver ricevuto gli 800 euro del mese di novembre 2020, qualcuno ancora no, ma a breve riceverete anche voi gli 800 euro del mese di novembre 2020. Ma qual è il secondo step di Sport e Salute? È rimandare un'email a tutte le persone che già hanno ricevuto il bonus o che hanno fatto domanda per il mese di novembre 2020 e fargli riconfermare per il mese di dicembre 2020 tramite un link all'interno di un'email che invieranno loro in automatico. In questo link vi verrà chiesto se persistono i requisiti per ricevere il bonus o effettuate la rinuncia. Compilando questa mail, il sistema in automatico prenderà a carico anche il vostro nominativo per il bonus di dicembre 2020. Un passaggio molto importante che in tanti vi state chiedendo. Quando inserite il codice fiscale dell'ASD o della SSD all'interno del sistema, ricordatevi che questa struttura riceverà un'email che deve confermare da parte di Sport e Salute. Una volta che l'associazione o la società ha confermato il vostro contratto, il vostro nominativo, automaticamente andrete in coda per il bonus. Ovviamente per le tempistiche io vi consiglio di dare un'occhiata sul sito internet di sportesalute.eu e dare un'occhiata all'interno delle domande e delle risposte, perché lì troverete davvero tante notizie interessanti per quanto riguarda la vostra situazione. Inoltre vi ricordo che sul sito internet danilolamenici.it inseriremo in maniera costante e in maniera immediata tutte le news riguardante il bonus e i contributi sia per gli operatori sportivi che per gli affitti delle strutture. Inoltre proprio in questi giorni nel mio Instagram abbiamo discusso proprio con voi la situazione, consigli, chiarimenti, e alcuni di voi hanno dato davvero tantissime soluzioni molto molto interessanti. Quindi vi ricordo, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram Danilo Ramici. Inoltre ricordiamo che per i più tecnologici Sport e Salute ha messo a disposizione anche un'app per vedere l'avanzamento della domanda. Cosa vuol dire? Quando scaricate l'app inserite i vostri dati e lì con un bel cerchietto vi dice la percentuale di che punto sta la vostra domanda. Diciamo che ho avuto modo di constatare che non è davvero tanto tanto precisa questa cosa, cioè nel senso persone che hanno ricevuto già il bonus porta ancora al 50%, però diciamo che potrebbe essere un aiuto per avere un'idea approssimativa di come sta proseguendo la vostra domanda. Ricordiamo che questa vale per il bonus degli 800 euro per gli operatori sportivi. Ovviamente oggi 3 dicembre dovrebbe uscire anche il nuovo DPCM che non dovrebbe coinvolgere il mondo dello sport. Ma a breve faremo un nuovo video e una nuova diretta per tutti i dubbi e le incertezze su questa nuova realtà. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale YouTube e alla pagina Facebook. E soprattutto non dimenticate di seguirmi su Instagram. A breve tantissimi nuovi video in arrivo. Ciao a tutti!